Sì, è la nostra forza, diciamo, la fase difensiva, tutti i ragazzi sanno quello che devono fare, soprattutto quando veniamo così in stadio, con stadi così importanti, contro squadre così forti. Abbiamo, non so, la bravura sicuramente per il lavoro che svolgiamo, più la fortuna che non prendiamo gol, e questi qua sono i frutti. Sinceramente oggi ci troviamo al primo posto, però non è che ci pensiamo in salvarci, lavoriamo per non mollare, per vincere la partita che affrontiamo ogni domenica, perché adesso abbiamo vinto contro il Savona, una grandissima squadra, ma a finale la affronteremo della stessa maniera che abbiamo affrontato questa qua. Scusa, la Lavagna, affronteremo la Lavagnese con lo stesso rispetto che abbiamo affrontato il Savona. Stai trovando un'impressionante continuità di rendimento. Dopo la partita contro il Ponsacco, anche oggi sei stato davvero insuperabile sulla linea difensiva e con Gargiulo e Molinari state trovando davvero una grande intesa. No, grazie per i complimenti, ma ovviamente non siamo bravi noi tre, perché sì, ci arrivano palloni sporchi o palloni giusti per difendere, perché la squadra ci mette in condizione di poter svolgere il nostro lavoro il meglio possibile. Qual è la situazione in cui secondo te avete migliore copertura difensiva, dove potete far meglio e fate meglio, Sicuramente quando veniamo in campi così grandi e così importanti facciamo linea di tre, un 3-5-2 che è più 5-3-2, però diciamo che non è il modulo quello che ci fa la differenza, perché abbiamo vinto anche col 4-4-2 o il 3-4-3 come a Ponsacco. È la voglia di vincere, il sacrificio di tutti quanti, puoi giocare a qualsiasi modulo, ma se non corri o se non tiri fuori gli attributi non consigli il risultato. No, se siamo qua è perché non abbiamo mai pensato al primo posto, perché in Serie D, io che ho fatto qualche anno di Serie D, puoi vincere contro il primo e poi perdere contro l'ultimo, quindi tutte le squadre, ogni partita è una partita a sé. Se tu la affronti sotto gambe, puoi perdere, come ti ho detto, contro l'ultimo e vinci contro il primo.